settimana dall'arrivo a Rocca di Papa dei 100 migranti salvati dalla nave Diciotti e 6 giorni dopo la situazione è già cambiata. Già da venerdì sono partiti i primi 34 e oggi sono partiti altri 6 ragazzi per Firenze e diciamo da domani continueranno fino a venerdì diciamo questi trasferimenti. Destinazione le diocesi italiane che sono rese disponibili all'accoglienza, tra le altre Milano, Terni, Arezzo, Capua, Forlì, Frosinone, secondo quanto stabilito nell'accordo tra la CEI e il governo italiano. Nel centro Mondo Migliore la situazione è sotto controllo, come ha potuto verificare anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che oggi l'ha visitato prendendo atto che una 40 di persone è già partita. Ho voluto constatare che sia effettivamente in corso il processo di ricollocazione dei 100 sbarcati dalla Diciotti che erano stati accolti in questa struttura. Sono effettivamente già ripartiti per altre destinazioni a carico della CEI e senza costi per lo Stato. Direi che si sono rispettate le dichiarazioni che sono state fatte. L'ora di tuffare.